tutti che sono venuti in questo nuovo video di DayZ su Minecraft. Ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua, in questo dungeon abbastanza strano, ma anche un po' familiare. Familiare perché comunque un dungeon simile a questo si era affrontato, ma appunto simile perché questo qui è completamente fatto in ossidiana e si era visto, prima di concludere il video, laggiù della glowstone. Strutture come queste, che però sono fatte in ossidiana, fatte totalmente in glowstone. Vuol dire che sono differenti, ma cosa ci sarà di diverso in quelle strutture? Non lo so, andremo a scoprirlo ora. Il problema cos'è? Che ovviamente la cosa è abbastanza pericolosa, perché si sentono moltissimi zombie, e poi bisognerebbe anche raccattare un pochettino di cose, tipo qua c'è cose che penso siano inutili, però devo stare molto attento. Intanto le armi cariche qual erano? Qua c'ho lo spas, qua c'ho la desert eagle, di qua c'è il mini uzi con 7 colpi, ok. Poi c'ho la spara che è abbastanza potente. Laggiù, da dove cado? No. Oh cavolo, qua sono in pericolo. No ragazzi, qua no. Non va bene, devo sparare a caso. No ragazzi, sono tantissimi di casini qua. Oh mio Dio. Ma come mi sono salvato? Anzi, non mi sono salvato in verità. Devo caricare l'arma. Ah no, è già carica, ok. Così, allora, torce, queste sono torce. Allora, finché posso ci vado di spada. Ci tengo a precisarlo. Come me la sono vista male lì, veramente. Dio mio, ma qua Glock, un coso strano, AK-47. Ok, potete non avvicinarvi voi, per favore, proprio. Qua ci sono tantissime cose che sono interessanti. MP5K, se non sbaglio, tra l'altro ce l'abbiamo a casa. Però devo decidere di buttare un po' di cose a questo punto. Te vai via. Madonna, quanti ce ne stanno qui. Vabbè, almeno lo spawnerlo. Mi vengono gli infarti qua. E dovrei... No, stanno arrivando troppi. Ok, fucile. Purtroppo è buio, non si vede bene, ma nemmeno io sto vedendo. E ok, la cosa road qui ha illuminato tutto. Allora, rimetto la torcia che ho spaccato. Madonna. Dai, così spreco pochi colpi e li levo di torno. Perfetto. E 11 colpi mi sono rimasti. Beh, sono un pochettino. Comunque stavo guardando qui le cose che potevo prendere. Allora, la Glock non ce l'ho, la K40. Ma in effetti, allora, non voglio prendere munizioni se tanto mi mancano le armi. Le armi me le devo craftare in qualche modo, però l'unica cosa che mi manca è la polvere da sparo. Quindi la devo craftare, ragazzi. Sì, perché mi avete detto che si può craftare. Effettivamente io lo sapevo, ma me l'ero dimenticato. Cioè non voglio dire tipo no, lo sapevo. No, effettivamente è vero, perché la mod la conosco, però non mi ricordavo ci fosse anche questa mod qui dentro. Tra l'altro io ora sto facendo un giro a vuoto, perché in verità volevo salire per andare dall'altra parte, perché io ho visto laggiù che c'è la glowstone. Però sinceramente non ho visto come arrivarci. Questo è un problema. Quindi no, ma quanti ne stanno arrivando? Ma da dove stanno uscendo? No vabbè, ma sono troppi. Cioè finché sono tre va bene. Vabbè, il fucile lo conservo perché mi servirà per altri mob, non per questi qua. Tipo per lui sì, perché si vede che è molto veloce. Ok, allora il kit. Ok, il kit ce l'ho qua accanto. Ah, ma devo mangiare, ecco perché non mi si rigenerava la vita. Dicevo che un pochettino insomma ero messo male. Ok, allora altro cibo ne ho. Ho le carote che ho preso prima. Però mi servono i blocchi. Dio mio, l'ho visto. Ok, in tempo, per fortuna non mi ha colpito, perché purtroppo si prende e mi avvelenano, tra virgolette, mi infettano, è il termine giusto, è un casino. No ragazzi, escono da questa casa qui, però sono troppi veramente. Non finite i colpi dell'Uzi, no, non ci credo. Ah, io ok, non mi ha infettato però. I blocchi, dove li ho messi? Sono qua i blocchi. Devo mettere al posto dell'Uzi che tanto non lo posso più utilizzare. Allora, voglio un attimo vedere qui, c'è una chest? Sì, c'è una chest, però non posso prenderla. Oddio, sì invece. No, non è vero. Oh cavolo, ce la posso fare. Oddio, mi ha colpito tantissime volte, ma mi è andata bene. Wow, ok, mi è andata di fortuna stavolta, non mi hanno infettato. Perfetto, e qua riesco anche a prendere la chest. Dove c'è? Dell'ossidiana, come avete detto, con l'ossidiana, cavolo, no, lasciare. Mi avete detto con l'ossidiana, ci posso fare un piccone con cui appunto posso scavare la skystone, che si era vista l'ultima volta, quindi sono cose che vanno viste per bene, effettivamente. Sono cose, ripeto, commenti che mi avete detto, non li ho ancora testati, quindi è tutto da vedere. E, ah, ma qua c'era lo spawner di, cosi qua, di Enderman. Ma perché? Cioè gli Enderman tanto non mi attaccano, non sono pericolosi, perché uno spawner? Tra l'altro potrebbe essere una bella farm di Enderpearl, però non mi interessa. E, oh mio Dio, quanto mi sembra pericoloso questo posto. No. È vero, è un casino ora, perché ho finito le armi a distanza e se si avvicinano queste cose qui sono veramente nei casini. Però per fortuna loro non sparano a distanza. Che brutti rumori che sto sentendo. Sono circondato, devo scappare. Ok, ce l'ho fatta, sono in salvo. Ero completamente circondato. Comunque ho notato una cosa. Praticamente questa struttura qua in glowstone, che tra l'altro ragazzi scusatemi, ripeto se è molto buio, però nemmeno io vedo molto bene. Non sono come
come queste qui in coso, ma sono, cioè, sì, sono comunque delle torri, però sono fatte molto molto strane. Tra l'altro non sembra nemmeno, ah no, invece è ossidiana. Stavo per dire, non sembra nemmeno ossidiana, infatti non lo sembrava perché sembrava con un colore diverso. Però niente, mi ha dato, è glowstone? Sì, ok, è glowstone. Ma perché ci sono queste torri? Cioè c'è un mistero? C'è un qualcosa di strano qui. E poi, ok, sentivo un po' un rumore appiccicoso, c'era uno slime effettivamente. Allora, di qua non mi sembra di vedere altro interessante. Però vorrei esplorare appunto laggiù, perché ho visto che in una torre fatta di glowstone c'era una chest, come ho fatto accadere qua. E magari ci sono dei loot un pochettino diversi, quindi vorrei andare a vedere. Il punto è che veramente mi sembra molto molto pericoloso al posto, molto più di quelli normali. Quindi non è proprio che sia il top, diciamo, ecco. Ora, facendo un po' di salti tattici, dovrei riuscire ad arrivarci laggiù, più o meno, perché alcuni non sono proprio fattibili. E tra l'altro qui se cado, oltre che non è caduta, che porca puttana, sono quasi morto, sono quasi morto. Stavo per cadere. Ok, stavo per dire, oltre che il danno da caduta, qui io rischio tantissimo, perché ci sono pure gli zombie che su come cadono mi vogliono divorare. E ovviamente non solo sono caduto, ma ho preso anche il punto più basso in cui cadere. Proprio io stavo già morendo da una caduta, ragazzi. Io vi giuro, non l'ho fatta apposta, non è che sto cercando di morire, ci mancherebbe. Ma sono monco tipo in questo momento. Ok, non voglio usare il medikit però, quindi salto così. E non so perché, ripeto, ogni tanto ci sono dei salti che non so per quale motivo non mi riescono per niente. Qua è di creeper questo. Sì, ma questo dungeon qui è parecchio strano rispetto al normale, perché c'ha degli spawner molto diversi. Cioè tipo di creeper non si era mai visto prima. Tra l'altro qui ci sono due chest. Vediamo un attimo. Allora, ok, questo qui è un coso di protezione. Vediamo se è meglio o peggio rispetto a quello che ho io. È peggio, quindi si butta di cattiveria. Poi qui abbiamo un hammer, un martello, che, bah, non dice nemmeno che fa danno. L'altra volta quelli che dicevano che non facevano danno effettivamente non facevano danno, e quindi non mi interessano. Mentre da questa parte, schifezze, ragazzi, non c'è nulla di buono. Questa è spazzatura proprio, non sto scherzando, è veramente spazzatura. Ok, il dungeon è figo perché è illuminato, c'ha queste cose qui molto molto strane, è diverso rispetto al normale, quindi ci sta a vedere cose sempre diverse. Però non mi piace, non mi piace per niente. Quindi vorrei uscire, ma non perché proprio non voglio esplorarlo, perché sicuramente ci sono anche cose interessanti, ma perché ho visto che non fa per me. E con non fa per me intendo dire che è troppo troppo pericoloso, per diciamo come sono messo io ora. Più che altro voglio vedere una cosa: la gunpowder com'è che si crafta? Allora, serve del charcoal, che in teoria dovrei avere, oppure coal anche, sì. No, vuole per forza questo qua. E poi la glowstone dust. Oh mio Dio, vuole la carbonella e la glowstone. Questa qui è una mega farm di glowstone. Quindi questo qui è stata una fortuna assurda averla trovata. Cioè, mi state dicendo questo veramente? La golden nugget si butta via. Cioè, allora. Io, in questa serie qui, ho sempre detto una cosa: è bellissimo perché posso avere i fucili e tutte queste cose qui. L'unico difetto effettivamente è che per fare i fucili, cioè i fucili li posso fare abbastanza facilmente, il coso per craftare i fucili è una cazzata da fare veramente. L'unico problema serio è che sì, faccio il fucile, però poi non posso fare, diciamo, i proiettili, perché per fare i proiettili mi serve la polvere da sparo, e che mi manca, insomma, non è che sia molto facile da reperire, perché uccidere i creeper non è che sia al massimo. Col fatto che si possa craftare già una buona cosa. Il fatto che si possa craftare con la glowstone è un'ottima cosa, ma il fatto che io abbia tutta questa glowstone qui, wow. Poi vabbè, la carbonella, ragazzi, easy, cioè non c'è molto da dire per la carbonella. Semplicemente piglio un po' di legna, la metto a cuocere, quello penso sia la cosa più facile da reperire al mondo. Detto questo, niente, mi metto a smantellare tutto e per occupare meno spazio possibile li trasformo di nuovo in blocchi, come sto facendo ora. Cavolo, così sì che sono messo bene. Guardate quante ne sto facendo. Mamma mia, torniamo a casa che siamo veramente strapieni di roba. Ma strapieni. Troppo, troppo, troppo bello. Finalmente una buona notizia, dai. Ora devo stare attento appunto che su come scendo, qua ci sono tantissimi mob e io ho pochissimi blocchi, e si stanno già avvicinando, e lì ce n'è uno che corre tantissimo. No, non posso assolutamente scendere. Cioè, se scendo devo correre via. Faccio, no, guardate, strapieno qua. Beh, ok, devo scappare, prendo un po' di roba così random. Ok,
E poi me ne scappo da questa parte, che ho visto che c'è altra glowstone. Devo stare attento a quello slime lì, che è potentissimo però. Devo aggirarlo in qualche modo. Qua è uno spawner di cose che sono per fortuna innocui. Perfetto, faccio il giro da qua. Ah, io mi sono incastrato. Devo salire da in questo punto. È la meglio. Però se arrivano ora mi sono tipo incastrato. Beh no, dai, più o meno sono salvo. Perfetto, perfetto. Ottimo punto strategico per raccattare roba. Facciamo che prendo uno stacchino ancora. E poi vado via, perché veramente c'è anche un limite alla glowstone che posso prendere. Non voglio esagerare troppo. Oh, ma stanno salendo da qua, cavolo. Beh, comunque ne ho preso un bel po'. Penso che possa bastare. E a questo punto me ne vorrei andare, però non so, prima cosa la strada. Ma no, aspettate, se non ricordo male era da questa parte. Ora che ho preso un po' di tanto di glowstone, la meglio è scappare col bottino. Quindi ci provo, dai. Mi ricordo che lo vedevo in lontananza. No, ho fame, cavolo. Che okay. No, vabbè, ma questo coso qui è impossibile, perché quello normale comunque la via di fuga me la potevo scavare. Qua invece, col fatto che è tutto in ossidiana, è impossibile. No, qua mi sa di trappola. Ok, no, però ce l'ho fatta. Sì, a tornare al punto di partenza, però. Cos'è? No, un silverfish. Ma che siamo impazziti? No, 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 silverfish non li voglio nemmeno vedere. Qua un silverfish può fare il danno, siamo in caverna. Oh mio Dio, dove sono finito? Non me lo ricordo questo posto, ma per niente. E sento dei rumori bruttissimi. Ma che cavolo è? Sono zombie differenti. C'è un qualcosa che gracchia proprio. E qua? No, 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 no. C'è un'arma, l'ho vista, ma non ho intenzione di prenderla. Comunque, no, ma sono i silverfish che fanno questo rumore bruttissimo. Beh, non so più da che parte scappare, seriamente. Mi sento tipo troppo in trappola qua. E no, ci sono dei tipo con le otteri, mi sembra. Qualcosa che sbatte le ali. Dio, dove scappo? Come ci si può perdere così? Dai, spero che questa sia la strada giusta. Ma non penso proprio. Ok, la meglio è salire, come al solito. Dall'alto si vede tutto. Devo assolutamente tornare a casa vivo con tutta questa roba che ho raccattato. Non posso permettermi di morire. Comunque, beh, forse arrivavo da laggiù. Ma non ne sono sicurissimo. Però, ehi, lì c'è la luce. Posso effettivamente andare lì e risalire la cascata. Non è male. Anzi, secondo me è un'ottima idea. Perché laggiù vedo della luce, non so se è l'uscita, ma sicuramente se non è l'uscita ce l'avevo molto vicino. Quindi posso provare a scendere da questa parte qui e provarci. Ok, non ho preso tantissimo danno, ora devo correre. Ah, cavolo, ho anche quasi sprecato tutta. Dai, ce la faccio, ce la faccio! Ok, l'ho presa la cascata, perfetto, posso risalire. Devo andare esattamente in cima, comunque la luce la vedo, quindi non è un grosso problema. E poi scavare un pochettino, per fortuna ho un piccone che mi porto sempre dietro. Ok, ci sono. È molto molto buio, devo dire, ora almeno vedo un pochettino. E la strada giusta era verso l'alto, però da qua non vedo nulla. E ho un po' di paura che mi cadano addosso tipo dei blocchi. Potrebbero fare molto molto male, quindi devo stare attento. Ok, eccola là l'uscita. Come faccio a risalire? Devo buttare via qualcosa. Beh, la carne marcia, sì. Prendo la cobblestone. Ok, comincio a farmi una specie di scaletta qua. Olle, poco a poco dovrei avvicinarmi all'uscita. Vediamo. Non è l'uscita, però qua c'è molta luce e... Sì, ok, perfetto. Meno male che l'ho vista, oh. Veramente, se no non so se sarei riuscito a risalire. Ah, io ho preso danno. Qualcosa mi ha colpito. È stata questa stalattite? Non lo so, ma non ci voglio rifinire. Qua le cose non mi piacciono molto, ma per fortuna siamo usciti. Allora, non mi ricordo nemmeno da che parte sia casa. Quindi dovrei effettivamente orientarmi. Però ce l'ho segnata sulla mappa. Ma il punto è, voglio veramente tornare a casa oppure no? Perché effettivamente potrei fare una base anche qui. Non so quanto mi convenga. Oh mio Dio, laggiù cosa c'è? C'è un tipo. Ok, per fortuna ho altri colpi io. Mi carico per bene il fucile. In genere, questi zombie qui danno delle armi potentissime. Ed è su un cavallo. Ok, se non mi avvicino... A parte che lui ha un arco, quindi... No, 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 no. Ok, l'ho ucciso il cavallo. Ora almeno lui è molto più lento. Dai, non so se lo sto colpendo oppure no. Non mi ci voglio avvicinare. Aio, mi dà fuoco, mi dà fuoco. Devo buttarmi nell'acqua, qua, qua, qua. Ok, sarà uno scontro, penso, difficile. Devo farmi una scaletta perché so già che con l'arco mi darà di nuovo fuoco. E lui è ancora lì. Aio, di nuovo, no. Ma così non ce la farò mai se ogni volta devo ributtarmi in acqua. Ok, un colpo è arrivato. Gli ho tirato un altro, carico per bene il fucile, mi ributto nell'acqua. Spero soltanto che lui non, tipo, non stia a mangiare qualcosa o non abbia, tipo, medikit. Mentre io, i zombie non sanno usare i medikit, dai. No, perché non ha sparato? Ma che è successo? Il fucile ha fallito. La mia vita! Oh, cavolo. Ho pochissima vita, meno male che... Vabbè, uso il medikit, ho capito. Rischio tantissimo, però. Vabbè, ci vado di spada, dai. Ci vado di spada, è l'unica cosa che posso fare. No, cavolo.
Devo buttarmi qui. Ok, ho finito anche il medikit. Sono veramente nei casini. Sono veramente nei casini. Una brutta, bruttissima situazione. E lui è qui. Dai, ce la posso fare però. Dai, 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 spero, spero. Ah, ok, ha tirato una freccia però mi ha mancato. Dio mio, no, no, cosa succede? Devo scappare. Ha fatto spawnare gli zombie. Ha chiamato dei rinforzi, non so cosa è successo. Non so da dove siano spuntati. So che mi stanno rincorrendo e sembrano anche abbastanza veloci. Ho finito i colpi. Questa sembrerebbe la fine. Potrebbe essere la fine. Non ci credo. Sono riuscito a scappare, perfetto. Ho un cuore. Mi stanno ancora rincorrendo, no. Sono salvo. Sono salvo, ma ho finito il cibo. Ok, no, no, è vero. Ce l'ho ancora dietro, ce l'ho ancora dietro. Ok, non devo mai cantare vittoria, assolutamente. Se anche sembra al sicuro, non lo sono mai. E, cavolo, per affrontare un nemico così potente non mi serve di certo un fucilino così del cavolo. In quel caso lì sì che serviva quello che c'avevo prima io. Che tra l'altro dovrei magari, Luzi, rifare i proiettili. Però non so nemmeno da dove sia stato recuperato. Cioè io l'ho ripreso da una chest. Però effettivamente dovrei magari craftarmi qualche arma seria. E poi sui proiettili. Ma è una cosa che, ragazzi, che faremo nel prossimo episodio. Faremo nel prossimo episodio perché torneremo, anzi ora tornerò di cattiveria a casa. Mi metterò magari già a fare un pochettino di carbonella. Così nel prossimo episodio ci avremo già tutto pronto. Faremo finalmente un fucile serio, i proiettili. E finalmente, ragazzi, si va a caccia di zombie. E avremo la nostra vendetta. Tutti questi nemici che fino ad ora non siamo riusciti a sconfiggere. E tra l'altro devo anche scappare perché dietro di me c'è uno zombie. Vabbè, ragazzi, detto questo, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. E quindi, ciao a tutti.